Mario Fadda, chiudete la stagione regolare con un'altra vittoria, la sesta di fila, quindi vi preparate al meglio per questi spareggi di promozione, tra l'altro registrando un po' il rendimento esterno perché è stato il problema dell'annata, però di fatto la semifinale l'ha fatta in casa e lì avete sempre confermato di essere a livelli altissimi. Oggi partenza lenta, diciamo controvento, un carbone aggressivo, avete faticato, però la squadra cinica, prima azione, calcio d'angolo, gol 1-0, poi nella ripresa potevate raddoppiare, avete rischiato il pareggio, però vi approcciate bene a queste finali. Beh, parto dalla partita, partita come hai detto tu Fabio, giocata bene da parte loro, forza, veemenza, favore di vento. All'inizio abbiamo trovato il primo quarto d'ora, 20 minuti, difficoltà su queste mischie, palloni buttate dentro, difesa completamente anche noi nuova, compreso Antonio, il portiere, ci avevamo qualcosa da registrare. Squadra cinica, abbiamo messo palla a terra, abbiamo iniziato a giocare, stati bravi sulla palla nativa. Cosa a noi abbastanza rara, abbiamo fatto gol con Riccardo. Da lì in poi abbiamo gestito, secondo me, abbastanza bene la gara. Due o tre volte potevamo raddoppiare, non l'abbiamo fatta, abbiamo rischiato nel finale, però tutto sommato penso che la vittoria per i 90 minuti sia più che meritata. Per quanto riguarda il finale di stagione, sì, finale di stagione importante, dove ci eravamo prefissati con i ragazzi un obiettivo per i playoff che ci potesse dar modo di avere un vantaggio, che era quello di fare la semifinale in casa, secondo me un vantaggio, non dico abbastanza importante, però importante. Quindi meglio giocare a Ossi rispetto a quello che è il nostro rendimento fuori casa. Ecco, è di fatto in coda della Ferrini. Per Mario Fadda non è un inedito, perché contro loro è in coda della Ferrini in semifinale. Cosa ti aspetti? Perché l'altra volta devi per forza vincere, questa volta ne c'è Questa volta di meriti. sì, questa volta pure Fabio devo vincere, sono sincero, non ho il ragionamento, non siamo una squadra, guardatevi i numeri, che ragiona tanto sul pareggio, su queste situazioni. Quindi da quel punto di vista incontriamo un avversario forte, forte, non lo scopro io, che negli ultimi 3 anni, questa dice la classifica, è sempre arrivato tra le prime cinque, allenato bene, allenato da un ottimo allenatore che è Sebastiano. Una squadra che 3-4 anni che gioca insieme, collaudata, esperta. Non c'era qui da scegliere un avversario, Fabio, per la semifinale. Qui c'era da raggiungere un posizionamento importante che ti permette di avere un piccolo, piccolo vantaggio, però indiscutibilmente, come ho già detto ai tuoi colleghi prima, il livello si è alzato e secondo me chiunque si incontrava sarebbe stata una partita da coefficiente di difficoltà abbastanza alto. In queste gare conta l'esperienza, la Ferini ce l'ha, ma anche l'Ossese. Soprattutto l'Ossese ha la capacità di creare l'ambiente giusto in queste sfide secche. Si è allenato tanto nelle ultime due edizioni della Coppa Italia, in una anche tu, diciamo, l'hai vissuta. Quindi, diciamo che dovete farvi trascinare e trascinare il vostro Sì, popolo bianconero. approfitto per fare un appello a tutta la gente, ai nostri sostenitori, alla gente di Ossi. È importante starci vicino, far sentire il proprio calore, essere il famoso 12° uomo in campo, anche perché dall'altra parte c'è una squadra esperta, abituata a queste partite come lo è l'Ossese, anche se poi quando le vivi sai benissimo che sono partite a sé, difficili da affrontare, dove alla fine si azzera tutto, il valore del campionato poco esiste, perché sino a 4-5 domeniche fa quella posizione che occupiamo noi occupava la Ferrini. Quindi era importante arrivarci bene, arrivarci in una condizione fisica importante e soprattutto mentale, che quello è fondamentale. Quindi ci siamo pronti, non vediamo l'ora che sia domenica per poterci giocare e giocare davanti alla nostra gente. Hai detto giustamente non bisognava scegliere l'avversario, perché poi se si pensava alla partita che stava giocando, quindi non c'era neanche. Poi tra l'altro voi dovete soltanto mantenere la seconda posizione e aspettare eventualmente chi tra Ferrini e Tempio confermava le posizioni e le superava. Però c'è Villa Simius che appare come la rompiscatole, la sorpresa, quella che arriva con l'entusiasmo, può sparire le carte, soprattutto come la vedi in questo caso la semifinale di Villa Simius Tempio. Beh, fa come la vedo, ma la vedo come una squadra. Io lo dissi tempo fa quando noi avevamo perso 2-0 a Villa Simius,
io non vedo Gelsinas come una sorpresa. L'ho detto tempo fa che era una sorpresa perché non è promossa, ma vedendo l'organico, chi chiama Villasimius sorpresa vuol dire che non conosce a fondo il campionato di eccellenza. Il Villasimius è una squadra, parliamoci chiaro, costruita bene da Nicola con la società per stare nei vertici di questo campionato. Non c'è stata, c'è stata bene, una squadra, non sbaglio, le ultime 15 partite ha subito una sola sconfitta e un pareggio, non vorrei dire cazzate, quindi un playoff bello, importante, dove tutti sognano e sperano di arrivarci. Io dico, rivado sempre indietro all'inizio del campionato, dove tutti davano l'Ossese che era penultima in classifica per spacciata e fuori da qualsiasi giochi. Questi ragazzi, insieme alla società, insieme al pubblico, abbiamo saputo riazzerare tutti quanti i nostri valori, ricompattarci, fare gruppo, riassestare la squadra in maniera importante. Lo abbiamo fatto. Ho chiesto oggi una prova di maturità proprio da quel punto di vista, una squadra che deve abituarsi a vincere, okay? Che abbia la mentalità giusta, come avete detto voi, il cinismo, la cattiveria che in questo campionato serve. L'abbiamo fatto, ripeto, siamo consci della nostra forza, ma sappiamo bene che dall'altra parte abbiamo avversari veramente, veramente tosti. Però siamo in casa, siamo a Ossi. Credo al completo? Sì, no, non manca nessuno, abbiamo... Recupereremo i tre squalificati, abbiamo fatto riposare un po' di gente oggi, abbiamo dato minutaggio a tanti ragazzi che da tempo non lo facevano, in modo che anche loro potessero avere un buon ritmo gara. Abbiamo fatto esordire un altro 2006, è già il secondo consecutivo che abbiamo modo di farlo esordire, quindi i programmi, penso, spero, siano rispettati. Ora cerchiamo da martedì di lavorare per quello che è un obiettivo importante e fondamentale a cui noi vogliamo partecipare. Chiudiamo, Mario, invece un tuo parere sul play-out, perché hai incontrato la Tarvos, l'hai battuta nei minuti finali, state perdendo, l'avete ribaltata. Oggi hai battuto il Carbone, che sicuramente nei primi minuti ha dato una grossa impressione per cattiveria, anche condizione fisica, e anche quella diventa una sfida incerta, benché poi il posizionamento dia un leggero vantaggio alla Tarvos. Ma hai detto bene, cioè pensare che c'è la Tarvos ai play-out con un ottimo Carbonia ti lascia pensare quello che è stato il campionato di eccellenza quest'anno, non come quello dell'anno scorso, due anni fa, dove le squadre di bassa classifica erano squadre materasso, certo. Parliamoci chiaro, qui la Villa Cidrese ha giocato sino alla fine, onorato il campionato, lo ha fatto il quarto Sant'Elena anche 2 settimane fa con noi, ma purtroppo è retrocesso. Sarà un bel play-out, importante, secondo me fondamentale. Il fattore campo è importante e fondamentale. Faccio un in bocca al lupo a entrambi, perché sono due sfide abbastanza toste. Hai detto bene tu, due squadre blasonate, quindi in bocca al lupo a entrambi. Grazie Mario, invece in bocca al lupo lo facciamo a te, allo Sede, per questi spareggi. Grazie mille.